Presidente, che aria si respira in casa Dinamo per l'avvio della nuova stagione? Ma lo dicevamo prima in conferenza stampa, Nuoro è un'area spettacolare, c'è un clima bellissimo, tantissimo affetto, tantissima passione dei ragazzi. Hai visto l'aula consiliare oggi piena di ragazzini, per cui insomma tutto molto bene, credo che l'allenatore abbia le condizioni migliori per creare il suo team. È un legame, come è stato detto in conferenza stampa, non nuovo con Nuoro per la Dinamo. Quali sono le motivazioni di questa scelta? Ma allora, le motivazioni di questa scelta risiedono nel fatto che per noi, come sapete, la preparazione è sempre fatta in Sardegna, perché il nostro obiettivo è promuovere il territorio e far capire che anche nel nostro territorio si possono fare le attività sportive più importanti. Nuoro si è proposta fin da subito, ha un programma molto dettagliato, molto organizzato, con grande passione. Devo dire che la partenza di questi giorni ha confermato quanto di buono avevamo immaginato quando abbiamo dato il nostro ok. Si è parlato molto di Dinamo e dei valori che porta avanti tramite lo sport. Quali sfide si appresta ad affrontare sul lungo periodo? Ma sai, sono sempre le stesse, sul campo sono quelle sportive, dobbiamo sia con la maschile, con la femminile, col basket in carrozzina portare avanti i campionati di livello, ma soprattutto mettendoci la tuta, che è la parte più importante per noi. Fuori dal campo, tramite la Fondazione Dinamo, il settore giovanile, tutte le attività di inclusione che portiamo avanti e di promozione della Sardegna, il menù è bello pieno, per cui insomma ormai siamo tanti e c'è tanto da lavorare. Grazie mille. Al via Porto Cervo dal 3 al 9 settembre la 33esima edizione della Maxi Yacht Rolex Cup, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda. Saranno circa 50 i Maxi Yacht a Porto Cervo che dal 3 al 9 settembre parteciperanno alla 33esima edizione della Maxi Yacht Rolex Cup, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda. I percorsi di regata, spiegano gli organizzatori, sono studiati per consentire ai concorrenti di navigare attorno alle isole dell'arcipelago di La Maddalena. Per le classi più tecniche sono previste anche regate a bastone. Ogni giorno, in funzione delle previsioni del vento, il comitato di regata sceglierà il percorso più adatto per consentire a tutte le classi di regatare per un tempo simile. La novità principale riguarda la presenza dei multiscafi quest'anno. La Maxi Yacht Rolex Cup si concluderà il 9 settembre, mentre la stagione dello Yacht Club Costa Smeralda proseguirà con le regate dedicate alla classe internazionale 5.5 metri, la Scandinavian Gold Cup e poi il campionato mondiale dal 24 al 29 settembre. E quasi 150 atleti provenienti da diverse zone d'Italia si sono dati battaglia a suon di canestri. È successo a Porto San Paolo per la competizione 3x3 di basket. Stefania Costa. Sono state 36 le formazioni suddivise tra le categorie pro senior, amatori, under 15 e under 13, protagoniste per tre giorni dal 17 al 19 agosto della quarta edizione di Sunset Tournament, competizione di basket 3x3 inserita nel circuito regionale FISB e svoltasi a Porto San Paolo. Quasi 150 atleti provenienti da varie zone d'Italia si sono dati battaglia su un di canestri, successo per CSN, squadra composta da Nicolo Gaias, Riccardo Assi e Francesco Sessi, che hanno trionfato nella combattutissima finale. Chiusura di prestigio domenica 20 agosto, le finali sarde del circuito Free Italian Streetball hanno decretato il successo del team composto da Gabriele Samuele Monaco, cestisti della Santa Croce Olbia, ed Alessandro Serra e Gabriele Careddu in forza allo Start Basket Bologna. I quattro hanno ribaltato i pronostici della vigilia, sovvertito le aspettative e guadagnato un titolo che vale il pass per il prestigioso FIBA 3x3 Light Quest Playground Festival, evento mondiale che si svolgerà a Cagliari il 26 e 27 agosto negli spazi dell'Esperia e vedrà impegnate 16 squadre. I vincenti di questa competizione avranno la chance di partecipare al Challenger Iridato in programma in Croazia. Concludiamo così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Vi lascio i programmi della rete. Arrivederci. TG Live, telegiornale regionale della Sardegna.